Due persone mettono in una padella circa 30 g di burro e 3-4 filetti di acciuga. Ora lentamente faccio sciogliere il burro e quando sarà caldo farò sciogliere i filetti di alice. Tenendo il fuoco basso, questo posso già toglierlo. In un padellino metto appena un cucchiaino d'olio, 15 g di pinoli e un po' d'origano e lascio tostare qualche minuto i pinoli. Appena il tempo di farli diventare dorati, si possono già togliere. L'acqua sta bollendo. Aggiungo il sale e poi 400 g di gnocchi. Per due persone ce ne vogliono circa 400 g. Impiegheranno davvero pochi minuti a cuocere. Appena verranno a galla li scoleremo. Gli gnocchi sono venuti a galla, perciò possiamo scolarli. Li versiamo nel burro con gli alici. Aggiungiamo pochissima acqua di cottura e li spadelliamo. Gli gnocchi rilasceranno l'amido e quindi formeranno questa cremina. Aggiungiamo anche i pinoli. E pronti. Appena un po' di prezzemolo. Ho qui mezzo petto di pollo intero. Sfrutto già l'incisione che c'è. La allargo aggiungo del sale sia sopra che sotto e stessa cosa faccio con il pepe. All'interno di questa tasca metto due fette di prosciutto cotto, e 50 g di groviera. Richiudo. Fisso con un paio di stuzzicadenti. Passo nella farina. E ora lo vado a cuocere. Verso in padella 2-3 cucchiai d'olio e aggiungo una foglia di alloro. Quando l'olio è caldo, aggiungo il pollo. E lo lascerò rosolare bene su entrambi i lati. Ora che il pollo è ben dorato su entrambi i lati, sfumo con 60 ml di vino bianco e lascio evaporare. Nel frattempo sbuccio mezza melagrana. E poi la sgrano. E raccolgo i chicchi in una ciotola.
Prendiamo poi uno schiacciapatate e mettiamo all'interno i chicchi del melograno, lasciandone circa un paio di cucchiai. Questi li schiacciamo per ricavarne il succo. Abbiamo ricavato il succo e i semini duri sono rimasti all'interno dello schiacciapatate. L'alcol evaporato, aggiungo il succo di melagrana, il succo di mezza arancia, una fetta di arancia, il melograno che avevo tenuto da parte. Copro con un coperchio e faccio cuocere a fiamma bassa. L'ho fatto cuocere 40 minuti e dopo 20 l'ho girato. Questo sughetto ci servirà per bagnare poi la carne. Quindi spegniamo e togliamo. Appoggio il pollo su un tagliere. Tolgo gli stuzzicadenti e lo affetto. Bagno con il sugo di cottura, aggiungo qualche chicco di melograno per decorare, fettine d'arancia e una foglia d'alloro. Ciao. Ciao. Allora, oggi prepareremo una crostata furba con crema al limone e fragole. E mi aiuterà Martina. Abbiamo qui due uova e rompiamo le uova. Aggiungiamo 150 g di zucchero. Grattiamo un po' di buccia di limone. Il limone. Mescoliamo. Ora aggiungiamo 50 ml di latte, bravissimo, e 80 ml d'olio di semi. Mescoliamo un po', aggiungiamo ora 250 g di farina, un pizzico di sale, brava, e mezzo cucchiaino di lievito per dolci. E andiamo a mescolare tutto. Eliminiamo bene tutti i grumi. Poi prendiamo uno stampo furbo per crostata da 28 cm, unto infarinato. Lo stampo furbo è quello che ha il gradino, che poi vi permetterà
di riempire il gradino di crema. Martina, mi aiuti a tenere la ciotola? Grazie. E versiamo il composto all'interno dello stampo. Lo distribuiamo e questo lo mettiamo a cuocere a 180 gradi per circa 15-18 minuti al massimo. E mentre la base cuoce in forno, andremo a preparare la crema al limone. Partiamo con un uovo intero e un tuorlo delicato. E ricattela. Mettiamo poi 100 g di zucchero, la buccia del limone che avevamo già grattato in parte per la base della crostata. Finiamo di grattare quello che è rimasto, quindi diciamo all'incirca la buccia di mezzo limone, di un limone intero. Così. E andiamo anche a spremere il succo di mezzo limone. E aggiungiamo 40 g di farina. Mescoliamo. E ora versiamo 400 ml di latte. Mettiamo in pentola e questo lo andiamo a cuocere e diventerà la nostra crema al limone. Mescoliamo e aspettiamo che la crema giunga ad ebollizione. La crema inizia a bollire, quindi a questo punto abbassiamo il gas e sempre mescolando lasciamo cuocere quei 4-5 minuti finché non avrà raggiunto la consistenza giusta. Si sta addensando, ha raggiunto la giusta consistenza, è una bella crema liscia e senza grumi e ora la possiamo togliere dal fuoco e mettiamo a raffreddare la crema in una ciotola pulita e copriamo la ciotola con della pellicola facendo in modo che la pellicola sia a diretto contatto con la crema. In questo modo non formerà quella crosticina dura in superficie, non si seccherà la crema e la lasciamo raffreddare. Ecco qui la nostra base per crostata. Ora la stacchiamo dalla teglia. Dopodiché prendiamo un piatto da portata e la capovolgiamo. E sopra la base andiamo a versare la crema al limone. E ora decoriamo la nostra crostata con le fragole. Abbiamo qui 250 g di fragole. La metà le ho lasciate soltanto tagliate a metà. E le andiamo a posizionare sul bordo della crostata. Le altre le ho tagliate a cubettini e le andiamo a posizionare così. Abbiamo poi arrotolato una fettina di limone insieme a qualche fogliolina è pronta. E con questo noi vi salutiamo e ci vediamo domani.